Allora, siamo qui amici su Interferenza Attiva e vogliamo recensire un film che io ancora non l'ho visto, però sentendo i pareri dei miei amici sembra un film molto, molto adatto a quasi a tutto il pubblico, diciamo. Sono delle scene horror, però diciamo è un regista, Guglielmo del Toro, giusto? Sì, È un regista, Guillermo. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. È un regista molto famoso, Spagnolo. spagnolo, e ha già fatto un film che è Sì. chiamato Il labirinto del fauno e adesso entra Esatto. in gioco con un nuovo film dal titolo Crimson Peak. Crimson Peak. Ci vuoi parlare un po'? Aspetto gotico, crepuscolare, cupo, però la storia è ambientata nell'Ottocento, metà Ottocento, in cui i personaggi vivono una realtà quasi, diciamo, fantasmagorica, perché il regista vorrebbe comunque farci intendere che i fantasmi esistono. Quindi c'è un intreccio di trama, diciamo, giallo-horror, in cui la protagonista si scontra con delle forze oscure. Lei alla fine, insomma, deve arrivare a risolvere il mistero del film, però sulla propria pelle Dovrà affrontare dovrà tutti affrontare il il male. male con le sue mille sfaccettature, il male a volte sotto forma di spettri, di figure spettrali, a volte sotto forma di personaggi Umani. umani, esatto. Quindi, diciamo, è una lotta del bene contro il male Bravissimo, proprio. bravissimo, bravissimo. E E si può personificare o nelle persone oppure in fantasmi inventati. Siccome Guillermo del Toro è anche un appassionato non appassionato, è uno che ha una sensibilità molto forte nei confronti dell'infanzia dei bambini, anche qui tornano le figure dell'infanzia dei bambini. Infatti all'inizio c'è una bambina che già ha a che fare con uno spettro, quindi il suo punto fermo Ci stanno venendo a sono gli catturare con gli elicotteri, però è tutto a posto, non vi preoccupate, questo era il bello del vivo della diretta. C'è una bambina, no, che sta per essere catturata, ma non dall'elicottero. bambina che ha a che fare con uno spettro, che l'avvisa di un male che lei dovrà affrontare nella sua vita. Quindi diciamo che gli spettri non vengono visti come figure proprio negative e malvagie, ma vengono viste come Figure peggio, premonitrici come premonitrici, gente, degli avvisi. degli avvisi che questa ragazza, bambina, dovrà affrontare durante il percorso della sua vita. Quindi Perfetto. io consiglio, cioè, a chi è appassionato del fantastico e del gotico di andare, a chi è appassionato della letteratura di Allan Poe, Lovecraft, eccetera, eccetera, consiglio di andare, perlomeno una visione di farla. Il film vi date meno di 14 anni perché a tratti è anche un po', diciamo, c'è due o tre scene violente, però questo non rovina la visione del film, perché io penso che oggi in genere registi così appassionati di fantastico ce ne sono pochissimi. Anzi, voglio anche concludere dicendo che Guillermo del Toro ha scritto anche il film, quindi sceneggiatore è anche sua, non è stato dal suo libro, la sceneggiatura è sua. E lui, proprio in questo periodo, in libreria, sta uscendo un suo romanzo, anche gotico. Quindi lui, oltre a essere regista, è anche un grande scrittore, non grande, uno scrittore comunque di racconti gotici, horror e fantastici. Ok, E con quindi questo chiudo. E Crims ringrazio il mio amico Gabriele che mi ha dato questa possibilità di fare questa di fare cosa. questa Sono contento. recensione. Quindi ricordiamo Crimson Peak, è tutto da Interferenza Attiva e ci Questo periodo al cinema, quindi occasione anche per chi è appassionato di Halloween.
per andare a vedere un film diverso dalle altre pellicole. È tutto da Interferenza Attiva, ringraziamo Roberto e alla prossima recensione. Alla prossima, grazie. Ciao.